Attrice di carattere, di razza, protagonista indiscussa del teatro e della canzone, Lina Sastri torna al cinema con Napoli Velata nel ruolo ambiguo e non convenzionale di un'antiquaria che ha un peso non piccolo nell'scioglimento della misteriosa vicenda che ha per protagonisti Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi. Venga a trovarci in studio uno di questi giorni, eh? Mi metterò d'accordo con Adele. Aspettiamo. Un mistero, una storia d'amore animata da un cast tutto partenopeo di cui fanno parte anche Anna Bonaiuto e Beppe Barra. Lina Sastri al cinema ha lavorato praticamente con tutti, con Nanni Moretti in Eccebombo, con Nanni Loa in Caffè Express, che l'ha diretta anche in Mi manda Picone, film per il quale la Sastri vince un David di Donatello come miglior attrice protagonista. È Lucella, la moglie di un operaio, che si dà fuoco per protestare contro il licenziamento dall'Italsider. Accanto a lei Giancarlo Giannini, un Salvatore Cannavacciuolo d'antologia, un disoccupato che vive d'espedienti. Insieme a lui, tra camorristi, protettori, spacciatori e falsari, la donna scopre che suo marito è molto diverso da quello che appare. Ma chi la conosce a quello? Quello è il vestito di mio marito che ha pizzato con la benzina. Premi anche per altri ruoli tostissimi e non convenzionali, in Segreti Segreti e Laura, terrorista che uccide un magistrato, mentre vince il David come non protagonista per l'inchiesta di Damiano Damiani, in cui è un'intensa Maria Maddalena. Forse lui ci ha voluto dire che anche se è sempre vicino a noi, noi non lo riconosciamo. Un tema, quello della religione, che la vede in scena anche in tanti film per la televisione di successo, dalla Bibbia a Don Bosco, da Rita Racascia a San Pietro. Ma Lina Sastri è davvero un'attrice a 360 gradi, fa il pieno di ascolti in TV con Onore e Rispetto, Il bello delle donne, in ruoli decisamente pop. Tu cornuta, non ti azzardare a parlare con qualcuno di questa storia. Al cinema si confronta con le nevrosi dei giovani attori, in Piccoli equivoci per la regia di Ricky Tognazzi, ma è anche la Magnani in Celluloide di Lizzani. Prego! Oh, io ho un'ora che aspetto, sono pronta! Voglio provare, ma mi vado a provare, c'ho la ruzza, va bene? Un cammino che la porta dritta dritta a ruoli iconici e di carattere come Baria di Tornatore e Passione di John Turturro. Che è l'unico amore stato con me. Eppure io non ho mai potuto trovare filosofo scienziata che mi sapesse svelare questo mistero. E ora è la volta di questo Napoli Velata, caschetto biondo, fascino intatto, anima e cuore di Napoli come solo una grande attrice sa portare in scena.